Padania la si mette in rapporto a i Länder tedeschi e all'Austria, diciamo alle zone austriache particolari, quelle che un tempo furono di Haider. Le cartine riferite all'Europa e quindi delle macro aree che sono riconosciute a livello internazionale dalla Fondazione Agnelli agli studi europei. E questo significa che naturalmente e umanamente anche comprensibile molte aree dialogano in maniera diversa tra loro. Ad esempio il mio Veneto ha dei rapporti solidissimi con il Friuli, che è in Italia, ma ce li ha anche con la Carinzia assieme al Friuli, con la Slovenia e con la Croazia. Ci sono queste macro aree e non ultimo noi dialoghiamo anche con la Baviera. Il mio auspicio è quello di una nazione indipendente. Vorreste uscire dall'Europa come Padania? No, vorremmo che l'Europa sia fatta diversamente da quello che è adesso, una Europa delle macro regioni e non un'Europa degli stati. Siamo andati in Svizzera, nel Canton Ticino, a sentire come la pensano. Voi svizzeri sareste disposti a partecipare a una macro regione con la Padania? Perché no? Le piacerebbe l'idea? Perché no? Cultura uguale, ma mentalità di molto differente. Mi sembra una grande fantasia un po' perversa e assolutamente senza fondamento. Per lei, prima di fare una macro regione, come dice Bossi, con un pezzettino di Svizzera, un pezzettino di Francia, un pezzettino d'Austria, bisogna fare prima la secessione della Padania dall'Italia. Esattamente, perché se domani dobbiamo votare e fare il Canton Varese, non è che noi qui abbiamo la maggioranza per fare il Canton Varese. Penso che qui abbiamo una maggioranza che dice: con l'Italia non ti può trattare, con la Padania eventualmente ti può trattare. Penso che Bignasca ha dei lati un po' folli, però sicuramente non manca di intuito politico come il resto Bossi, e quindi non può dire di no al suo amico Bossi, deve dire che sì, l'idea non è male, ne possiamo parlare, però sa benissimo che se dovessimo votare, e in Svizzera si deve votare comunque per tutto, quindi è il popolo che decide, la risposta sarebbe chiaramente no, ci conviene assolutamente restare svizzeri, quindi è difficile vedere un vantaggio nell'adesione a una nuova entità. Dal punto di vista di Bossi, dal punto di vista italiano, posso capire che si possa ragionare su entità diverse da quelle nazionali tradizionali, tanto più che c'è questa contrapposizione verso il potere centrale. Il futuro politico di Bossi è solo se fa la secessione o fa uno Stato federalista forte, dove le tasse, ripeto, sono un terzo ai comuni, un terzo alle regioni e eventualmente un terzo a Roma. Ma Roma deve dire loro come li spende questo terzo. Adesso è tardi. Adesso è tardi, giusto? Hanno perso gli anni, è tardi. Tra gli imprenditori veneti, storico bacino elettorale della Lega, in effetti l'idea delle macroregioni non è stata accolta con particolare entusiasmo. No, beh, se dovevamo andare da malimpedio, se non ci uniamo, se non vogliamo unirci con la Calabria e la Sicilia, vuoi che andiamo a unirci con i croati, con i sloveni, cioè che tutta gente, secondo me, che è inferiore a noi sotto tutti i punti di vista. Ma quindi insomma questa idea della regione, delle macro regioni europee non mi piace sostanzialmente. Se fosse questa la soluzione io dico ben venga, magari fosse questa la soluzione, invece non è questa la soluzione. Perché non è questa la soluzione? Perché io punterei più soprattutto su un federalismo sia fiscale e anche sì, se si può dire, ogni regione fa la sua parte. Quindi più che secessione, federalismo? Come discorso fiscale sì, perché se io devo andare a lavorare per un napoletano, un siciliano, mi segue già la mia famiglia, lavoro per mantenere la mia famiglia, poi mantengo quella della Grecia, quella dell'Irlanda, in più quella nostra del sud, qua, quindi dico, penso che Bossi intenda questo, cioè che ogni regione paghi le sue tasse, le entrate restano in ogni regione e tutti quanti fanno la sua. Un altro imprenditore della marca trevigiana punta invece il dito sul clima di sfiducia generale verso la politica. Credo che la fiducia non si recuperi con dei vecchi slogan o con dei vecchi carrozzoni degli anni 80 o degli anni 90. Credo che la fiducia si recuperi con l'esempio e con delle cose concrete. L'idea di Bossi del Parlamento italiano a Vicenza può essere una soluzione? Sicuramente è un momento difficile per l'unità d'Italia perché ci sono tante disparità in questo momento. Però l'uscita di una parte del territorio italiano verso una federazione con altri stati, secondo me, sono soluzioni
troppo facili, troppo semplicistiche, che secondo me non hanno. Sarebbe fattibile, secondo lei, confederarsi con la Carinzia, la Svizzera, i land tedeschi? Tutto si può fare in questo mondo, secondo me non avrebbe senso. Se il governo dà un segnale forte che la musica è cambiata, che si smette di sprecare i soldi e c'è un'uguaglianza da nord a sud, allora secondo me la secessione diventa un discorso che non ha più senso.